Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un altro video di questa serie che stiamo dedicando al mondo dell'ufologia. Bene, come abbiamo già fatto negli altri video, ovvero in quelli precedenti, vogliamo fare un piccolo brevissimo resoconto di ciò che abbiamo trattato nei video precedenti, ma veramente vogliamo spenderci pochissime parole. Bene, abbiamo parlato del mondo dell'ufologia e abbiamo dimostrato come questo mondo in verità è al 100% esoterico, satanico e massonico. Sia nel video numero 1 che nel video numero 2 abbiamo portato tutte le prove che dimostrano quanto abbiamo appunto appena asserito. Questo è molto importante, quindi se siete interessati potete visionare soprattutto i primi due video. E vi abbiamo mostrato anche dei filmati dove nel mondo dell'ufologia è una pratica comune quella di, come dire, canalizzarsi, cioè far sì che una persona venga impossessata da un alieno o un extraterrestre e che questo possa parlare attraverso questo malcapitato. Infatti vengono chiamati canalizzatori e contattisti. I contattisti sono quelli che contattano, i canalizzatori sono quelli che appunto vengono presi da questi pseudo extraterrestri. E quindi già in questo vediamo una forte correlazione col mondo esoterico dei medium. Infatti cambiano la parola, non vengono chiamati medium, ma vengono chiamati o canalizzatori o contattisti. Come già detto nei video precedenti e come nel comune mondo in cui viviamo, appunto la guerra non viene più chiamata tale, ma adesso si chiama azione di pace. Insomma, cambiano i nomi, ma poi alla fine si tratta sempre della stessa minestra, scusate questo termine. Benissimo. E abbiamo dimostrato come tutto quanto va a nascere già con l'induismo, poi dall'induismo si passerà alla New Age, dalla New Age al mondo ufologico, che dice di non aver nulla a che fare con i mondi oscuri, ma poi vediamo che così non è, perché utilizzano appunto i medium, la scrittura automatica, la meditazione trascendentale, e yoga, kundalini, insomma di tutto questo ne abbiamo parlato nei primi due video. E alla fine l'ultima voce dell'ufologia è quella di predicare il Dio alieno nella Bibbia, che vogliamo ripetere come facciamo in tutti i nostri video. Quando diciamo il Dio alieno nella Bibbia, mi raccomando, non ci stiamo riferendo a un personaggio in particolare o a un libro in particolare. Sappiamo che c'è un libro che porta questo titolo, ma noi non vogliamo avvalerci o puntare il dito tanto in un personaggio o in uno scritto, quanto in quello che è un oggetto che viene trattato ormai da decenni. Infatti è già dagli anni 40, soprattutto dagli anni 50, ma diciamo tutto nasce nel 1947, il mondo dell'ufologia, ok, lo si fa tutti risalire scusate, in particolare a quella data. Quindi quando diciamo il Dio alieno nella Bibbia ci stiamo riferendo a un movimento, non tanto a una persona, a un libro, no, a un movimento che è un movimento mondiale. Questo è molto importante. Poi ogni nazione avrà i suoi cavallini rampanti. Benissimo. Noi abbiamo i nostri qui in Italia, che non è uno solo, ma sono diversi, anche se magari qualcuno può essere più o meno conosciuto, ma questo è un altro discorso. Bene, abbiamo dimostrato come queste persone non hanno nessun riconoscimento di nessun gruppo di esperti a livello mondiale e quindi insomma si sono sempre avvalsi di quello che dicono gli altri, dei forum, dei siti. All'ultimo insomma hanno tentato il colpo grosso con una riunione con alcuni esperti del mondo cristiano, che non hanno fatto altro costoro, pur avendo cattedre, pur avendo lauree, pur essendo esperti in materia, hanno rinnegato la Bibbia, il cristianesimo, Dio e la loro stessa teologia. Questo lo abbiamo dimostrato
nel video numero 3. Adesso non ci mettiamo a fare nomi. Se voi notate bene nei nostri video, ok, non abbiamo mai fatto nomi specifici. Bene, perché tutto sommato quello che ci interessa è colpire la menzogna che si trova in questo mondo, più che fare nomi, che possono trovare il tempo che trovano, anche se poi ogni nazione, come già detto, ha i suoi cavallini rampanti, e comunque ognuno di noi sa esattamente dove andare a guardare. Bene, quindi questi non hanno nessun riconoscimento da alcuna organizzazione che è specializzata con, appunto, con professori, dottori che sono esperti in queste materie. Appunto, stiamo parlando soprattutto dell'ebraico biblico, perché queste persone vanno predicando il Dio alieno nella Bibbia, cercando di convincere il pubblico con la fantasia, facendogli credere che nel linguaggio originale non c'è scritto Dio, ma che ci sarebbe scritto tutt'altro, tra cui navi spaziali, eccetera, eccetera, eccetera. E noi abbiamo letto i testi originali, vi abbiamo mostrato quello che dicono i testi originali, abbiamo mostrato al pubblico quello che dicono i lessici più prestigiosi al mondo, insomma, abbiamo mostrato come costoro fanno la rotazione dei vocabolari per andare a far, come dire, dire a questi quello che loro vorrebbero e non quello che in verità ci stanno dicendo. Di questo ne abbiamo parlato nel video precedente. Vi abbiamo mostrato come le 600 differenze che si trovano, diciamo, in tutti i manoscritti originali, che sono più di 10.000, ok, in verità non cambiano il testo se non dello 0,23%. E che questi si concretizzano in un totale di 3 milioni quasi 600 mila consonanti, quindi sono veramente una cosa irrisoria. Vi abbiamo mostrato come i loro sostenitori si alimentano di Wikipedia, e eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sommariamente questo è quello che abbiamo detto. E, insomma, abbiamo dedicato già diversi video. Cosa faremo in questo video? Buona domanda. In questo video vogliamo un attimino lasciare da parte il cosiddetto tecnicismo. Quindi non ci metteremo tanto a leggere i testi originali, a farvi vedere quello che dicono i dizionari, i lessici, quello che dicono i più grandi linguisti ebrei e non al mondo su determinati termini, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Non faremo nulla di tutto ciò. Quello che vogliamo fare è riprendere tutto sommato un discorso che noi già abbiamo fatto. Noi in precedenza, qualche tempo fa, lo vado un attimo a vedere su internet, quanto tempo fa. Allora, se noi andiamo nel nostro canale di YouTube, andiamo a prendere tutti i video che abbiamo fatto, c'è un video intitolato, adesso ve lo vado a prendere, vediamo un pochino. Eccolo qua. Questo video è intitolato La Trinità nel giudaismo antico e nello Shema Israele. Benissimo. Questo video risale al 23 aprile dell'anno in corso, quindi del 2016. Bene, quindi insomma già sono diversi mesi che abbiamo fatto questo video. E considerate che adesso stiamo a novembre del 2016. Questo video è stato fatto ad aprile del 2016. In questo video noi vi abbiamo dimostrato, ok, come nel Yahweh è sempre esistita una pluralità, così l'abbiamo chiamata noi, è un termine coniato da noi, la pluralità nel Yahweh, e che questo concetto è sempre stato presente nel giudaismo antico, ma poi con l'avvento del Cristo nascerà il giudaismo moderno. Di questo ne abbiamo parlato e ritoccheremo questo tema in questa, diciamo, in questa occasione. E ivi, tra le tante cose, ok, che vi abbiamo mostrato, vi abbiamo parlato di quello che è un po' la composizione, ok, del giudaismo moderno. Bene. In questo video rifaremo la stessa cosa. Ora, perché vogliamo fare questo?
Perché se voi ci fate caso, ok, chi segue il mondo ufologico, siccome questo mondo ufologico che ha scritto libri, fa conferenze in tutto il mondo, questo non andiamo a pensare che è un qualcosa di nazionale, no, è un qualcosa di mondiale, anzi qui in Italia, come già detto, esiste uno dei movimenti più piccoli. Benissimo. Quindi questo movimento che scrive libri, ci presenta un Dio alieno nella Bibbia o dei marziani nella Bibbia, come vogliate, insomma, dicono che insomma nella Bibbia troviamo i cosiddetti alieni e non troviamo Dio e non troviamo niente di tutto questo. Questo mondo, siccome come già detto lo vogliamo ripetere, noi ripetiamo molto, non ha nessun riconoscimento da nessuna commissione di esperti internazionale, non gli rimane altro che citare gli altri. E questo è un classico, anche gli stessi evangeli gnostici hanno usato questo trucchetto. E quindi che cosa fanno? Dicono no, ma c'è un sito che ne parla, c'è un forum che ne parla, alla fine hanno organizzato una pseudo riunione dove questi poveri malcapitati hanno dovuto rinnegare la stessa parola di Dio per non perdere la cattedra e alla fine molto spesso dicono no, perché lo dicono gli ebrei. Ecco, questo è un altro cavallo di battaglia che utilizzano molto, lo dicono gli ebrei, o lo dice quel rabbino, o lo dice quell'altro rabbino, o lo dice quel professore ebreo, eccetera eccetera eccetera. Fanno questo perché, come già detto, non hanno i loro lavori approvati da una commissione internazionale di esperti, perché se una persona fa un lavoro, scrive un libro e lo va a far approvare da una commissione internazionale di esperti, automaticamente lì c'è un timbro e quindi lì non si tratta di più di quello che si dice, perché mai più nessuno potrà smentire quel lavoro fatto se non che un'altra commissione di esperti internazionale. Siccome loro non hanno questo, devono per forza di cose far leva, ok, su quello che dicono gli altri, il che non è che sia sbagliato questo, ma può essere sbagliato, può essere giusto, dipende. Cioè non è che noi diciamo che quello che dicono gli ebrei non sia corretto, no, anzi, quello che dicono gli ebrei è da prendere in considerazione, altro che se non è da prendere in considerazione, però non tutto è da prendere in considerazione. Perché non tutto è da prendere in considerazione? Domanda. Lo vedremo in questo video. Perché un conto è quello che si dice e un conto è quello che si riesce a provare. Bene, cari amici, con questo noi terminiamo questa prefazione, in questo video l'abbiamo fatta, e vi invitiamo a seguirci appunto in quello che sarà la prossima parte, appunto l'unica parte del presente video. Che Dio vi benedica. Con voi si trova come sempre Alessio Evangelisti. Bene, cari amici, allora vogliamo iniziare a rappresentare quello che è il giudaismo nei nostri giorni. Perché solo in questo modo ci possiamo veramente rendere conto di quello che vogliamo dire. E infatti, come detto nella prefazione, ok, prima di andare a cercare consensi nel mondo giudaico, quindi nel mondo ebraico, ma soprattutto qui ci si riferisce al mondo giudaico, quello che appunto porta il giudaismo, dobbiamo capire come è formato questo mondo giudaico. Questo è molto importante, perché giustamente l'ascoltatore comune non sa il trasfondo, non solo generale, ma anche il trasfondo specifico appunto del giudaismo. E quindi se non si sanno queste cose, non possiamo veramente comprendere come effettivamente stanno le cose. Bene, in questo video vi mostreremo nel modo più semplice possibile
come veramente stanno le cose. E quando qualcuno ci viene con la famosa frase ma lo ha detto un rabbino o lo ha detto un altro rabbino e così via, vogliamo un attimino capire come stanno le cose per avere un giusto metro di misura. In questo modo potremo giudicare effettivamente come appunto stanno le cose. Bene, allora per fare questo, in questo video vogliamo fare una cosa che, come già detto nel video precedente, non abbiamo fatto. Infatti noi abbiamo, vi ricordate che abbiamo detto che in precedenza, ad aprile, abbiamo fatto un video dove abbiamo già parlato di questo, ma in questo video lo faremo in modo un pochino diverso, nel senso che vogliamo far sì che voi possiate partecipare alla nostra delucidazione anche con gli occhi. Quindi noi vi mostreremo un file che abbiamo creato in maniera tale che possiate vedere, mentre noi vi spieghiamo le cose, possiate vedere lo scritto che abbiamo realizzato noi. Quindi, come sempre, adesso andiamo a registrare. Allora, ecco qua. Ok, allora in questo momento stiamo registrando. Benissimo. Allora, che cosa facciamo? Vogliamo andare qua e vogliamo andare qua. Eccolo qua. Allora, in questo momento siamo in registrazione. Allora, cambiamo pagina. Ce l'abbiamo qua. Eccola qua. Allora, vabbè, questa adesso non ci interessa perché sta qua. Non lo so. Benissimo. Allora, cari amici, questo lo spostiamo un pochino più qua in maniera tale da non darvi troppo fastidio. Allora, qui abbiamo posto come titolo, ok, movimenti rabbinici ed altro. Allora, quando noi parliamo degli ebrei, cari amici, normalmente, diciamo in mezzo alla gente comune, che giustamente non sa niente, pensa che dire ebreo significa dire, come dire, dire qualcuno che senz'altro sarà uguale a tutti quanti gli ebrei. Quindi dire che ne so, Tizio, facciamo finta, un certo Rossi, visto che Rossi è un cognome ebraico, e un altro che magari Evangelisti, che pure Evangelisti è un cognome ebreo. Io per esempio ho un cognome ebreo pur non essendo ebreo. Automaticamente Rossi sarà uguale a Evangelisti? No, assolutamente no. Tanto per cominciare vi vogliamo ricordare che la maggior parte degli ebrei, la maggior parte, non perseguono il giudaismo, e ci sono moltissimi ebrei che addirittura sono atei e che, ne diciamo, il giudaismo, ok, il giudaismo è, se paragonato con la maggioranza degli ebrei, è proprio la minoranza. Quindi diciamo che stiamo parlando di qualche milionata, insomma, sono pochi, ma queste poche milionate sono composte in un modo molto articolato ai giorni nostri. Soprattutto questo, ci fu una grande evoluzione, ce ne sono state tantissime, ma una delle ultime evoluzioni che dovette affrontare il giudaismo si concretizzò esattamente nel 1800, soprattutto questo avvenne in Germania. Ma adesso andiamo piano, ora ci arriviamo. Allora, voi state vedendo qui un file che noi abbiamo creato, eccolo qua. Allora, voi vedete qui ci sono alcuni titoli. Allora, questi titoli non sono altro che i movimenti che compongono alcuni dei principali movimenti che compongono il giudaismo che oggi esiste. Per esempio, qui vedete abbiamo i sefarditi, poi vi spiegheremo tutto che cos'è. Poi ci sono gli aschenazi o aschenaziti, io ho dei problemi magari col dirlo in italiano, perché il sottoscritto, io ho studiato per esempio tutto ciò che è giudaismo ebraico antico, l'ho studiato in una lingua che non è italiana. Quindi a volte posso sbagliare accenti o modo, magari lo posso dire in un modo sbagliato. Quindi abbiate pazienza, io non ho studiato tutte queste cose con la lingua mia, che poi io sono italiano.
non l'ho studiato in italiano, quindi a volte io pure quando dico i termini grammaticali spesso non li dico in italiano e magari qualcuno che invece li ha studiati in italiano può, come dire, può concretizzare una certa differenza, ma insomma, a parte questo, insomma, le cose sono queste. Quindi se dico qualcosa che non va in italiano, dovete tenere presente quanto appena asserito. Quindi c'è il mondo sefarad, quindi il mondo sefardita, voglio sentirmi un po' più libero nel pronunciare le cose. Mondo sefarad, il mondo Ashkenaz, il mondo hassidico, il mondo ortodosso, il mondo riformista, il mondo Mizrahi, i conservatori, poi ci sono i caraiti, Bet Israel, ricostruzionisti. Insomma, il che poi a sua volta soprattutto il mondo hassidico, ma non solo, tutto il mondo ortodosso che si andrà a sviluppare in Germania, da lì nascerà tutto, a sua volta ha una infinità, ok, di sottomondi. Questo è molto importante. La cosa che noi dobbiamo concretizzare, qui ci troviamo nel giudaismo, è che quando noi diciamo ebrei osservanti, quindi ebrei che fanno parte di quel mondo chiamato appunto giudaismo, è un mondo articolatissimo. Voi non pensate che solamente, che ne so, nel cosiddetto mondo protestante ci sono molti movimenti, anche in altri mondi ci sono altrettanti movimenti. Qualcuno ci ha rimproverati, no? Ci ha detto, beh, ma voi siete tutti divisi. E noi rispondiamo, qui non si tratta di divisione inteso come lo si vuol rappresentare, perché per esempio il mondo cattolico, ok, che a sua volta è composto, diciamo, da molti ordini, questi ordini sono tutti assemblati in una sola cupola perché ci sono state le inquisizioni e le crociate, che chiunque non avesse piegato il proprio essere al movimento cattolico sarebbe stato bruciato. Ecco perché oggigiorno, ok, in maniera forzata tutti questi ordini si trovano, ok, a dover, come dire, sottostare a un'unica cupola, mentre invece nel resto del cristianesimo questo non è avvenuto, e quindi quello che gli altri chiamano divisione non è altro che un libero, come dire, modo di esprimersi. Insomma, siamo liberi. Ecco, abbiamo il mondo evangelico composto da 700-800 milioni di persone e abbiamo il mondo protestante composto da circa 400-500 milioni di persone. Bene, di questo ne abbiamo già parlato, quindi non ci torniamo sopra. Noi non siamo protestanti, siamo evangelici, siamo, come dire, il movimento numero uno al mondo, ok, insieme al cattolicesimo. Benissimo, perché ricordate che il cristianesimo è formato da 1,2 miliardi di cattolici, ma poi c'è un altro 1,2 miliardi, il cosiddetto movimento protestante, che è sbagliato chiamarlo così, perché dentro questo movimento ci sono 700-800 milioni di evangelici che si differenziano, ok, dai cattolici, soprattutto dal fatto che, così come generalmente nel cattolicesimo, diciamo, il credente medio, il credente normale, forse non avrà mai letto la Bibbia in tutta la sua vita, l'evangelico la leggerà in tutta la sua vita non meno di 3-4 volte. Sostanzialmente, in modo generale, questa è una delle grandi differenze. E questo è molto importante. Allo stesso allo stesso tempo, così come nel mondo protestante, nel mondo cattolico e in tutti i mondi, diciamo, religiosi, vi sono tanti movimenti, nel giudaismo si viene a concretizzare la stessa cosa. E non è che dire un ebreo osservante o religioso automaticamente significa circoscrivere a una sola persona e una sola unità tutto quello che è il pensiero generale dell'ebraismo e del giudaismo. Così non è, ma così non è anche in tutti quei mondi, no? Che esulano dalla religione, a cominciare dal comunismo. Ci sono tante forme di pensiero, il nazismo, il fascismo, il mondo cosiddetto ateo, no? Che si vanta di tante belle cose, quando il mondo ateo ha ucciso centinaia di milioni di persone. Solamente in Cina ne hanno uccisi 60 milioni, in Russia
altri 60 e così via. E qui stiamo parlando del mondo ateo che ha ucciso più di 200 milioni di persone in un solo secolo. In un solo secolo. Quindi ha superato di non so quale percentuale tutti quelli che hanno ucciso, ok? Nel mondo religioso. E con questo non si sta discolpando nessuno, perché il cristianesimo non predica questo. Ora, se una persona prende la Bibbia e poi va a far del male, non è che l'ha fatto, diciamo, quella parola, è lui che ha utilizzato un pretesto andando allo stesso tempo contro quello che dice quella parola. Questo è un altro discorso. Mentre invece l'ateismo ha sempre dimostrato di essere spietato e crudele. Benedetto è il santo nome del Signore, ma adesso questa è un'altra storia. Ad ogni modo, dove noi vogliamo porre l'enfasi è sul fatto che il giudaismo è conformato da moltissimi, una infinità, oseremo dire, di movimenti. E adesso cominceremo a visionarli insieme. Appunto, tutti questi movimenti, sefarditi, aschenazi, hasidici, ortodossi, Bet Israel, ricostruzionisti, riformisti, caraiti, conservatori, hanno tutti riti diversi, hanno tutti costumi diversi e hanno tutti dottrine diverse, completamente diverse molte volte, addirittura l'opposto l'uno dall'altro. Quindi quando qualcuno, questo solo per cominciare, vi dice l'ha detto quel rabbino o quel rabbino ha detto questa cosa qua, cioè non è che con quel rabbino noi troviamo rappresentato tutto il mondo ebreo, tutto il mondo giudaico. Le persone, diciamo il popolo comune che non tratta queste cose, giustamente non conosce tutto ciò, ma è corretto, è giusto, nessuno di noi può conoscere tutto. Bene. Per questo noi faremo questo video. Benissimo, spostiamoci qua. Allora, aspetta perché qui è successo qualcosa. Ok, allora, vediamo. Aspettate che voglio fare così. Ah. Allora, cominciamo. Allora, noi sostanzialmente possiamo dividere il giudaismo in due grandi gruppi. Okay. Il gruppo numero uno è il gruppo Sefarad. Già vi ho detto, adesso non mi metto troppo a pensare se in italiano è corretto, perché io non ho studiato queste cose con la lingua italiana, pur essendo io italiano. Allora, il mondo Sefarad, credo che in italiano si dica sefardita, vabbè, il mondo Sefarad, okay, è un mondo molto particolare, e è un mondo molto antico, oddio, proprio antico, antico è qualcosa che ha migliaia di anni, non ha migliaia di anni, ma senz'altro ha molte centinaia di anni questo mondo, questo movimento, vogliamo chiamarlo così, mondo. E questo mondo si viene a concretizzare soprattutto nella penisola iberica, che sarebbe Spagna e Portogallo. A sua volta, a fianco, come voi potete vedere qua, noi abbiamo messo questo schemino, ok? Dove sta? Oh, perché ho fatto così? Allora, abbiate pazienza, lo voglio abbassare. Eccolo qua, da questa parte avete gli Ashkenaziti, gli Ashkenaz. E gli Ashkenaziti, ok, nasceranno, io qui tutte queste cose ve le ho scritte, ok, e potete leggere se vi può aiutare, insomma, sentir parlare e leggere penso che sia molto più tecnico. E qui nel 1800, mentre invece i Sefarditi già 800 anni prima già esistevano. E si concretizzeranno soprattutto nella Germania. Tutto questo movimento nasce, si concretizza, viene a consolidarsi nella Germania e in parte anche nella Francia, ma non in tutta la Francia quanto la Francia del Nord. Allora adesso spostiamoci qua a sinistra. Bene,
Allora, i sefarditi sono, vedete qui ho scritto, sono strettamente osservanti della legge mosaica. Bene. Però vengono chiamati erroneamente ortodossi. Per una serie di motivi vengono chiamati ortodossi, che adesso non vogliamo dilungarci troppo in tutte queste spiegazioni. Però sono completamente diversi per una serie di motivi, tra cui hanno riti diversi. Riti completamente diversi, alle volte completamente, alle volte non in modo drastico, secondo, diciamo, con chi li andiamo a paragonare, perché come già detto il mondo ortodosso è molto variegato. Per esempio, qui io sopra ho messo il mondo ortodosso, però poi magari non ho messo altri mondi, o almeno non l'ho specificato, ma vabbè, comunque questo non ha importanza, perché poi adesso strada facendo andremo un attimino a capire meglio. Allora, vediamo, come già detto, appunto, gli ebrei che vivevano in Spagna, ok, vivevano già da lì, già da 800 anni. Erano chiamati appunto sefarditi, mentre invece quelli che vivevano appunto in Germania erano chiamati Ashkenaziti. Vogliamo ricordare che Ashkenaz si trova già presente questo termine nella parola di Dio, soprattutto nella Genesi. Uno su tutti, un grande Chachamim, ok, fu proprio Rashi. E Rashi non fu solo un rabbino, Rashi fu un Chachamim. Noi abbiamo detto che il giudaismo moderno non si regge tanto sul rabbinato, ma di questo ne parleremo più avanti. E comunque nei video precedenti, non mi ricordo se il numero 7, abbiamo proprio specificato quello che conta nel giudaismo. Il Chachamim, il Chacham, scusate, al singolare Chacham. Poi magari in questo video riprenderemo appunto il tutto. Allora vogliamo spostarci qua. Allora, che succede? Nell'anno 1000, tra il 1000 e il 1400, si svilupperanno grandissime comunità rabbiniche in Europa. Queste comunità erano provviste da grandi rabbini e anche da grandi yeshivot. Okay. Questo è molto importante. Che cos'è la yeshivot? La yeshivot non è altro che ne so, i cattolici hanno il seminario, noi evangelici abbiamo le facoltà di teologia e gli ebrei hanno le yeshivot. Okay. Quindi sostanzialmente sono i luoghi, okay, dove si va a studiare appunto il giudaismo, la Torah, eccetera, eccetera, eccetera. Le più grandi yeshivot si trovavano, e le più grandi comunità si trovavano in tutta Europa, le più grandi si trovavano in Spagna e si trovavano anche in Germania. Ora, che succede? Che in questo tempo, cioè tra il 1000 e il 1400, ci sarà una certa evoluzione. Vedete, ogni tanto nel giudaismo si sono sempre concretizzate delle evoluzioni. La più grande evoluzione che ha dovuto affrontare il giudaismo è quella del primo secolo dopo Cristo, ma di questo ne parleremo più avanti. Durante l'arco della storia ci furono molte altre evoluzioni, soprattutto questo è stato dovuto al fatto che, così come è stato profetizzato nella parola di Dio, che sarebbero stati dispersi, okay, in tutto il mondo, questa dispersione ha fatto sì che queste evoluzioni nel giudaismo si fossero sempre, come dire, molto, molto, molto forti. Benissimo. Quindi tra il 1000 e il 1400 che si svilupperanno queste grandi comunità, queste grandi yeshivotte, ok, che si trovavano, si svilupperanno, ok, ulteriori comunità, dove esattamente fuori da queste realtà, appunto la Spagna e la Germania, e soprattutto
noi vedremo che nel mondo, diciamo, non sefardita, quindi nel mondo germanico, nel mondo tedesco, ok, cominceranno a, come dire, a fuoriuscire, ok, da questa terra, da questa Germania. Gli ebrei cominceranno a uscire. Quindi adesso lasciamo un attimino da parte i sefarditi e fossilizziamoci, diciamo, dalla parte Ashkenazze, che allora questi ebrei tedeschi cominceranno a fuoriuscire e andranno in tutta quella parte dell'Europa, tra cui abbiamo la Polonia, l'Ungheria, la Russia, l'Austria, la Lituania, insomma tutta quella parte là, cominceranno appunto a andare lì. Che succede? Che così come succede ai nostri giorni, ok, che molte comunità prendono riferimento a alcune comunità per una serie di motivi, per esempio noi, no, veniamo contattati, ok, da altre comunità o da altri fratelli o da altri pastori, da altri ministri, da altri anziani, ci chiamano e ci dicono noi vorremmo sapere cosa pensate su questa situazione o su questo problema o su questo passaggio biblico. A sua volta anche noi, ok, possiamo avere dei riferimenti, ok, da chi ne sa, diciamo, più di noi. E così è successo in mezzo, diciamo, al giudaismo, quella parte del giudaismo tedesco, ok? Lasciamo stare la Spagna, questo è molto importante. Tutte queste comunità giudaiche e di ebrei che si sono formati appunto in Polonia, Austria, Ungheria, eccetera, eccetera, tutta quella parte là, hanno preso come riferimento i loro fratelli che si trovavano in Germania, che avevano grandi scuole, appunto grandi yeshivot, avevano grandi rabbini che sapevano molto, e quindi in tutte le comunità nascono poi dei problemi di tipo pratico, di tipo, possono nascere di tipo liturgico, chi ha appunto la liturgia, noi non abbiamo questo, per esempio, questo problema della liturgia proprio noi, in mezzo di noi non esiste, o soprattutto loro che hanno molti costumi e a volte non sapevano come applicare determinati costumi, perché comunque lì bisogna conoscere, soprattutto si tratta di Torah orale, ma questo adesso è un altro discorso. Insomma, e la comunità germanica, la comunità tedesca, ok, diciamo, era un riferimento importante, era, come dire, il fondamento, tra virgolette, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, quindi che succede? Che tutti questi Ashkenaziti avevano riti, abitudini e anche dottrine diverse, ma soprattutto riti diversi. Questi riti, di tipo anche liturgico, hanno un nome e si chiamano Minhagim, come lo vogliate pronunciare. I Minhagim sono appunto riti che ogni comunità ha e possono essere simili o completamente divergenti dagli altri gruppi. Bene. Questi Minhagim, ok, comportavano interpretazioni della legge mosaica che, come già detto, potevano essere simili o diverse, ma che prendevano appunto, sono proprio il fondamento, sono la struttura, sono l'impronta digitale, per così dire, di quel movimento o di quella comunità. Questo è molto importante, i Minhagim. Adesso vogliamo passare invece dagli Ashkenaziti ai Sefarditi. Allora, nel mondo sefarade, da precisare che tutto questo non è successo. Ora, le grandi comunità provviste di yeshivot, di tutto rispetto, sono state grandi comunità di tutto rispetto,
talmente tanto che ancora oggigiorno la pronuncia per quanto riguarda l'ebraico viene adottata proprio viene presa dal mondo, quella principale, dal mondo sefardita. Questo è molto importante. Bene. Ora, i grandi rabbini che queste comunità sefardite, adesso abbiamo lasciato gli Ashkenaziti e siamo andati dai sefarditi, i grandi rabbini che si sono formati appunto in Sefarad, ricordiamo che Sefarad significa quelli che stanno lontano e si vuole riferire, vuole appunto identificare la penisola iberica, appunto la Spagna e il Portogallo. I grandi rabbini che si sono formati là, insomma, e che sono nati là, sono arrivati lì nella penisola iberica perché venivano dall'Egitto, quindi sono usciti fuori dall'Egitto, poi dall'Egitto sono andati in Babilonia e poi dalla Babilonia appunto sono andati nella penisola iberica. Un nome su tutti, vi potremmo fare Rambam. Infatti i più grandi Chachamim che il popolo ebraico abbia mai avuto sono stati tantissimi, ma due particolari sono Rashi e Rambam. Questo è importante perché poi ne parleremo meglio. Benissimo, allora, vediamo un pochino qui che cosa abbiamo scritto. Sì, in questa parte appunto del mondo ebraico nasceranno molti tra i più grandi Chachamim che il popolo di Israele abbia mai avuto, tra cui appunto Rambam. Una cosa totale, considerate che tutta la Mishnah fu presa da Rambam e fu riorganizzata tutta quanta. Incredibile, ha fatto un lavoro. E quello che conta nel giudaismo, intanto ve lo accenniamo, non è tanto quello che dica un rabbino o una scuola, ma è quello che hanno detto i Chachamim. E questo i vostri cari amici ufologi non ve lo dicono, vi prendono in giro, vi tengono nell'ignoranza. Benissimo. La maggior parte della halakha, ok, verrà scritta in quel tempo. Ecco, a proposito di giudaismo moderno e giudaismo antico, perché il giudaismo moderno fonda tutto nel Talmud, di questo poi ne parleremo dopo. Bene. Che succede? 1492 è una data molto importante. Noi di queste cose non è che le stiamo trattando adesso per la prima volta, anche se in maniera frammentata. Scusate, anche se in maniera frammentata, noi abbiamo toccato tutti questi topici. Che ne so, del 1492 noi abbiamo già parlato in un video, ma non mi ricordo dove. Però ne abbiamo già parlato e vi abbiamo detto che nel 1492 inizierà una delle più grandi inquisizioni al mondo, quella spagnola, col famoso Torquemada, che solo il nome la dice tutta. Quemada, in spagnolo quemada, significa qualcosa di bruciato, tipo la hierba está quemada, l'erba ha bruciato, è bruciata, forse è più corretto dire. Quindi Torquemada, insomma, solamente il nome è tutto un programma. E ci fu Cristoforo Colombo, che è dimostrabilissimo che Cristoforo Colombo stava fuggendo da questa inquisizione, perché Cristoforo Colombo era ebreo. Forse un giorno dedicheremo un video a questo, dove proveremo che Cristoforo Colombo era ebreo, e ci sono fior di studiosi al mondo che considerano questo vero. E questi studiosi non sono ebrei. Poi questo tema è stato affrontato anche da grandissimi esperti in materia, appunto in Israele, dove hanno portato le carte e hanno mostrato come appunto questo è vero. E l'hanno detto, hanno portato le prove, hanno detto è vero perché, per questo e per questo, con tanto di documentazione. Ci vuoi credere, non ci vuoi credere, ma adesso qui non è l'oggetto che dobbiamo trattare. Però già che siamo in questa data è importante. 1492. Allora, 1492 è una data importante, soprattutto nella Spagna,
Perché inizia questa grande inquisizione con Torquemada, che era capo di questa inquisizione, e di conseguenza gli ebrei vengono obbligati a convertirsi al cattolicesimo. A proposito di come mai voi siete divisi, perché noi non abbiamo mai obbligato nessuno a pensarla come noi. Ecco, e questo è molto importante. Lo hanno fatto i protestanti, ma noi non siamo protestanti, ma di questo ne abbiamo già parlato. Ok? Quindi, che succede? Che con la nascita dell'Inquisizione, che fanno? Questi poveri ebrei vengono obbligati a convertirsi e moltissimi scappano. Quando questi scappano, grazie a Dio, che riescono a scappare, scappano in molte parti, okay, tra cui Turchia, Grecia, Italia, Marocco, Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. A sua volta, quando sono scappati in Turchia, la Turchia in quel momento controllava anche la Grecia, di conseguenza una buona fetta se ne andò in Grecia. Questo è molto importante. Bene. Allora, a questo punto noi facciamo così. Ok. E si vengono a concretizzare. Adesso lasciate stare quello che state leggendo qua, vi voglio portare da un'altra parte, vi voglio dare un po' di fondamento, altrimenti non riuscite a seguire il tutto. Allora, se voi notate bene, fino adesso abbiamo portato due realtà, la realtà aschenazita e la realtà sefardita. Quindi la realtà aschenazita è quella realtà che viene circoscritta al mondo germanico e in parte al mondo della Francia del Nord. La realtà sefardita è quella parte circoscritta alla penisola iberica, appunto Spagna e Portogallo. Bene, abbiamo visto che a partire, diciamo, dall'anno 1000 al 1400, ok, c'è stata diciamo una certa evoluzione nel mondo aschenazita o aschenaz, e quindi, che ne so, questi qua che vivevano in Germania, soprattutto stiamo parlando adesso della Germania, si sono spostati in tutta quella parte dell'Europa, hanno aperto nuove yeshivot, nuove sinagoghe, nuovi centri ebraici, ed erano tutti quanti collegati, ok, con la Germania. A sua volta invece nella, diciamo, nella penisola iberica, che era un'altra parte del giudaismo forte per quanto riguarda la dottrina, le yeshivot e i rabbini, ok, a un certo punto arrivano al 1492 e c'è un'altra, diciamo, un altro cambiamento, perché si viene a concretizzare una grande inquisizione e questi appunto dovranno scappare andando in Grecia, Italia, Turchia, Marocco, Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, diciamo, queste due grandi realtà e le vogliamo lasciare qua. E adesso vogliamo spostarci, ok, a altre realtà ancora, perché noi abbiamo visto che la comunità sefardita è molto antica, ma attenzione, perché per quanto possa essere antica, ce n'erano altre che erano ancora più antiche dei sefarditi, e vogliamo un attimino vederle insieme. Bene, qui noi nello scritto abbiamo creato, diciamo, questo titolo, ok, Sefarditi o Ashkenaz, la grande confusione. Bene. Erroneamente, fra gli ebrei sefarditi sono stati inclusi negli anni anche gli ebrei dell'Iraq, i quali in verità non sono sefarditi, ma si chiamano Mizrahi, e questi vengono chiamati sefarditi, ma non è vero, non sono sefarditi. Sono Mizrahi. Gli ebrei dell'Iraq sono una comunità molto, ma molto, ma molto antica. Apro parentesi. Attenzione, vedete tutti questi gruppi che noi vi stiamo mostrando? Tutti questi gruppi hanno riti, costumi e dottrine diverse gli uni dagli altri, interpretazioni della legge gli uni dagli altri,
chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, chi la vo cotta e chi la vo cruda. State cominciando a seguire, vero? Quindi quando qualcuno che vi viene a predicare che nella Bibbia ci sono i marziani, che ci sono le navi spaziali, che Dio sarebbe un alieno, e poi dicono ma gli ebrei lo hanno sempre saputo, tu digli quali ebrei? Gli ebrei chi? Attenzione, perché stanno facendo leva sulla vostra ignoranza, nel senso che giustamente non è una brutta parola, che ignorate certe cose, così come noi siamo ignoranti in moltissime materie, non è che uno può conoscere tutto. Quindi i Mizrahi sono gli ebrei dell'Iraq, che, come già detto, sono una comunità molto antica. Bene. Ora, quando gli Ashkenaziti, che sono una comunità molto forte al giorno d'oggi, conobbero gli ebrei provenienti da certe regioni, il semplice fatto che questi non erano come loro, li chiamavano sefarditi, quelli che vengono da lontano. Ma questi, a parte il fatto che non è che venivano da lontano, per quanto riguarda la terra di Israele, tutto sommato, prendiamo come riferimento questa, ma comunque non c'entrano e non c'entravano niente con i sefarditi. Ora, c'erano molti gruppi, tra cui gli ebrei dell'Iraq, c'erano anche gli ebrei dell'Iran, dello Yemen, ricordate, lo Yemen è molto importante nella parola di Dio, c'erano gli ebrei della Siria, c'erano gli ebrei del Libano, c'erano gli ebrei della Giordania e così tutta quella parte là, che non erano sefarditi, non avevano nulla a che fare con il mondo sefarade. Però gli Ashkenaziti dicevano, siccome voi non siete come noi, perché appunto sono completamente diversi, anche come abbigliamento, questo è molto importante. Il famoso abbigliamento hassidico, che è quello con i cappelloni, tutti i vestiti di nero con la camicia bianca, eccetera, 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 che a sua volta ci sono quelli con le basette lunghe, quelli con la basetta corta, quelli con la basetta corta ma ce l'hanno dietro, quelli con il cappello grosso, quelli con il cappello sempre grosso ma è più piccolo, quindi ci devi fare caso perché ognuno di questi rappresenta un movimento diverso, con idee diverse, con costumi diversi, con riti diverse e a volte con dottrine diverse. Attenzione, è molto difficile conoscere, come dire, individuare ogni gruppo. Allora, tutti costoro risiedevano in questi territori già a partire dalla distruzione del secondo tempio, quindi dal 70 dopo Cristo. Che succede? Dal 70 dopo Cristo gli ebrei fuggono. E dove fuggono? Intanto fuggono nelle parti più vicine: Iraq, Iran, Yemen, Siria, Libano, ovviamente Giordania, soprattutto Giordania, ok? E lì vanno a costituire comunità, vanno a costituire yeshivot, centri di studio, quindi. Ecco. E sono ebrei molto, ma molto antichi, che non hanno nulla a che fare con il mondo sefarade. Ma gli Ashkenaziti, per una questione anche politica, soprattutto oggigiorno è una questione politica, li hanno chiamati sefarditi. Non sono sefarditi, sono diversi, sono comunità diverse e tutti questi hanno dottrine diverse e tutti dicono una cosa diversa dall'altra, alcune volte in modo molto profondo, altre volte in modo sommario, altre volte hanno delle divergenze su alcuni punti irrilevanti, piuttosto di rito quanto di dottrina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Allora, vediamo un pochino qui come siamo messi. Abbiate pazienza, eccolo qua, voi ci potete seguire con il... noi abbiamo messo questo, noi ogni tanto gli diamo un'occhiata, ma più che altro l'abbiamo messo per voi, ogni tanto gli diamo un'occhiata per avere, come dire, per ricordarci quello che dobbiamo dire, poi una volta che lo vediamo andiamo a ruota libera. Poi, allora, vediamo qui che cosa abbiamo scritto. Ci sono stati casi dove gli Ashkenaziti non hanno accettato... Ah, sì,
altri ebrei, come appunto gli ebrei Mizrahi. Esatto. Allora, siccome il mondo Ashkenazi è un mondo molto importante soprattutto a livello politico, questo in Israele ai giorni d'oggi, ci sono stati casi anche nei stessi Stati Uniti, poi parleremo degli Stati Uniti, dove ci sono stati ebrei, ci sono state sinagoghe, appunto in mezzo un caso su tutto i Mizrahi, ok, dove gli ebrei Ashkenaziti non li riconoscevano come ebrei. E ci fu un caso particolare dove poi nel giorno di, mi pare, Hanukkah furono riconosciuti e allora lì cambiarono il rito, insomma, alla fine vennero riconosciuti. Altre volte addirittura pretendono che facciano il processo di conversione, non come lo farebbe un goyim o un goyim o un ger, come lo vogliate chiamare, ma comunque hanno richiesto e richiedono ancora oggi dei piccoli processi per loro piccoli di conversione. I processi di conversione nel giudaismo, soprattutto per il ger o per i goyim, sono molto rigidi. Cioè, loro non è che ci tengono un granché al proselitismo, anche se in questi ultimi giorni si stanno aprendo molto in questo, dobbiamo dirlo, ma non troppo. Non troppo. Bene. Allora, appunto, la comunità siria, appunto, dei Mizrahi, noi abbiamo detto, appunto, i Mizrahi sono gli ebrei che stanno in Siria, in Libano, in Egitto, in Giordania, in Iran, Iraq, appunto, gloria a Dio. Ci fu questo caso qua. Anche gli ebrei, appunto, etiopi, vengono chiamati in modo erroneo e non da pochi sefarditi. Loro stessi, molto spesso, si fanno chiamare, appunto, in questo modo. Ma questo per ragioni politiche. Benissimo. E gli ebrei etiopi, forse sarebbe bello un giorno spenderci qualche parola su questi ebrei, tra cui questi ebrei storicamente sono molto importanti perché comunque vengono citati anche dal Nuovo Testamento. In particolare troviamo l'episodio dell'eunuco ministro di Candace che veniva appunto dall'Etiopia ed era appunto un ebreo che veniva dall'Etiopia, era quindi un ebreo di colore e portò il Vangelo in Etiopia, e da allora c'è sempre stata una comunità ebrea che ha predicato il Vangelo di Gesù Cristo. Tant'è vero che ci fu una storia che alcuni di questi qualche tempo fa, qualche anno fa, volevano per una questione proprio di, appunto, portavano questo credo, appunto, nel Yeshua HaMashiach, nel Gesù il Messia, Gesù il Cristo. Ma adesso questa è un'altra storia. Bene, alcuni di questi fino ai nostri giorni sono arrivati, appunto, credendo in Gesù il Messia. Benissimo, allora, cari amici in ascolto, vediamo, qui abbiamo altri tipi di ebrei. Eccoli qua. Allora, altri tipi di ebrei sono, lasciate stare questi due titoli, concentratevi su questo titolo qua, i romagnoti. Mi sono informato come si dice in italiano, ho capito che in italiano si dice romagnoti. Benissimo. Bene, non lo sapevo che in italiano si dicesse così. Bene, i romagnoti. Chi sono i romagnoti? Ecco, i romagnoti sono degli ebrei che non hanno quasi niente a che vedere con tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Dico quasi niente. Cioè, alcune cose sì, altre cose no. Adesso vedremo. Allora, i romagnoti sono gli ebrei che si trovano sia in, mettiamo prima la Grecia, sia in Grecia che in Italia. Questi ebrei vengono chiamati i romagnoti. Bene. Che cosa succede? Dobbiamo tornare
agli anni del 1492. Allora, infatti, là abbiamo scritto qua. Nel 1400, qui c'è un errore. Ho scritto 1942, no, 1492. Salva. Sì, ok, ho salvato. Perfetto. E vabbè, il bello della diretta. Allora, 1492. Ci troviamo sempre nella penisola iberica, soprattutto nella Spagna. E appunto, che cosa fanno costoro, poverini, giustamente, che Dio benedica tutti quanti gli ebrei. Noi come Chiesa di Gesù Cristo siamo sempre pro Israele e benediciamo sempre gli ebrei, questo anche per comandamento divino, e poi Gesù Cristo era ebreo. Quindi un vero cristiano avrà sempre nel proprio cuore un amore particolare per tutto Israele, per tutti gli ebrei. Bene. Allora nel 1492 che cosa succede? Gli ebrei fuggono, ok? E alcuni di questi si vanno a rifugiare in Italia, soprattutto a Livorno. Non so se qui l'ho scritto da qualche parte. Vabbè, comunque vi dico soprattutto a Livorno, perché strano è questo, che in quel periodo praticamente la corte spagnola iniziò a perseguitare gli ebrei. Il paradosso vuole che il Papa gli offrì rifugio qua. Su quelle cose strane della vita. E quindi per insomma, in quel periodo qui la cosa era tranquilla. E vennero, ma soprattutto vennero a Livorno. E vogliamo ricordare a sua volta che gli ebrei che si trovavano in Roma erano molto antichi, tant'è che prima della distruzione del Secondo Tempio si trovavano già molte comunità di ebrei giudei qui a Roma. E quindi questi vennero, soprattutto vennero a Livorno, e a Livorno si verrà a creare il doppio rito, che sarà il rito romano e il rito sefardita. Ecco qui quando noi vediamo che ci sono cose che hanno un comune e cose che non hanno un comune, perché come si dice in italiano, i romanoi, i romagnoti esistevano già, erano già qui. Ora, quando vengono gli altri fratelli, appunto, dalla Spagna, si vengono a creare questi due riti, ma il rito romano esisteva già, e a sua volta il rito romano è completamente diverso da tutti quanti i riti che abbiamo appunto menzionato fino adesso. Quindi tutti i riti aschenaziti, tutti i riti sefarditi, ok? Tutti i riti che appunto avevano queste comunità, Mizrahi, Iran, Iraq, Yemen, Siria, Libano, Giordania, insomma il mondo ebraico è un mondo molto articolato. Bene. Vogliamo spostarci da quest'altra parte e andare un attimino da questa parte qua. Eccolo qua, la Grecia. Allora, allo stesso tempo, così come gli ebrei sono fuggiti dalla Spagna e sono andati a Livorno, altri sono fuggiti dalla Spagna e sono andati dove? In Turchia. Sono andati in Turchia, che a sua volta, come già detto prima, la Turchia era, come dire, aveva sotto, diciamo, sotto la manica, usiamo questo termine, la Grecia. E quindi dalla Turchia sono andati in Grecia. Sono arrivati in Grecia talmente, come dire, erano talmente tanti che praticamente hanno invaso tutta la Grecia. Ed è nato appunto anche lì il doppio rito o addirittura vere e proprie sinagoghe sefardite. Quindi in Grecia troviamo sia, diciamo, gli ebrei che osservano un rito appunto romaniota e sia gli ebrei che osservano un rito sefardite. Sono diversi, hanno situazioni diverse, hanno credi diversi molte volte. E qui ancora siamo, diciamo, nel mondo, diciamo, sano. Ancora dobbiamo arrivare ai riformisti, a lasciamo stare, mo ci arriviamo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Tutti questi, ok, che si trovavano qui sia in Grecia
e sia in Italia non erano e non sono sefarditi. Quindi sia in Grecia che in Italia abbiamo sia i romagnoti e abbiamo sia i sefarditi e abbiamo anche una parte di aschenaziti, e sono diversi, non è la stessa cosa. Preme segnalare il fatto che tutte queste comunità a sua volta hanno delle proprie yeshivot, hanno facoltà, hanno professori, hanno rabbini che appunto portano avanti il loro pensiero, la loro dottrina e i loro riti. Quindi quando qualcuno viene da voi e vi dice me l'ha detto quel rabbino che è professore della facoltà di teologia ebraica eccetera eccetera eccetera, fai molta attenzione, perché magari ci sarà un'altra facoltà di un altro prestigioso rabbino di un'altra parte del mondo che dirà esattamente la cosa opposta. E adesso vi ci portiamo, ma piano piano piano, stiamo facendo molto piano, perché ci rendiamo conto che abbiamo a che fare soprattutto con persone che non hanno mai trattato queste materie. Allora, vediamo qua che cosa abbiamo scritto. Ah, vabbè, le cose che abbiamo già detto ve le abbiamo messe qua, così voi le potete anche leggere. Ok, sì, benissimo. Ma non è tutto qua. Guardate che stiamo solo iniziando, però mo vogliamo andare un pochino a correre. Allora, c'è un'altra comunità molto antica, appunto già dal 1492, che è la comunità olandese, che a sua volta non ha niente a che fare con tutte le comunità appena menzionate. Quindi non ha niente a che fare con la Spagna, col Portogallo, con la Germania, con tutta quella parte là, con l'Iraq, con il Libano, l'Egitto, eccetera, eccetera, eccetera. Non ha niente a che fare con l'Italia, con Livorno, Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Non ha nulla a che fare con Grecia, quindi con la Turchia, eccetera, eccetera, eccetera. Niente. Ed è la comunità degli ebrei olandesi, la quale a sua volta, sempre a causa della solita inquisizione portata appunto a capo da Torquemada nel 1492, Olanda, ok, ricevette tutti quanti i propri fratelli che appunto scappavano da questa inquisizione. E anche lì si viene a concretizzare poi la solita situazione, che si va a instaurare in alcune sinagoghe il doppio rito, in altre sinagoghe l'Olanda fu talmente sopraffatta che addirittura divennero completamente tutte sefardite, e altre comunità lottarono per la propria indipendenza dottrinale, puntarono i piedi e dissero no, questa è la nostra dottrina e non si cambia, siamo fratelli, amiamoci e vogliamoci bene, ma la dottrina non si cambia. E allora si sono concretizzate delle situazioni che, per esempio, oggi ti fai una passeggiata in Olanda, in una strada, te trovi sulla stessa strada, da una parte del marciapiede una sinagoga, dall'altra parte del marciapiede, proprio di fronte, ti trovi un'altra sinagoga. E qualcuno si domanderà, ma perché hanno fatto una sinagoga davanti all'altra, non ne potevano fare una? La risposta è proprio questa, perché una sinagoga porterà avanti il rito olandese, l'altra sinagoga porterà avanti rito e dottrina sefardita. Tutto questo dal 1492. Okay. Fra il 1492 e il 1654 in Olanda si formarono una grandissima quantità di sinagoghe. Ci fu un grande ebreo chiamato Manasseh ben Israel, e questo fu talmente dedito allo studio, appunto, che divenne rabbino, perché praticamente è successo che lui, i suoi genitori erano stati obbligati, ok, dai cattolici a diventare appunto cattolici, più che cristiani, cattolici. E che succede? Quando lui scappa e se ne va in Olanda, ok,
lui inizia tardi, diciamo, a studiare il giudaismo e tutto ciò che comporta appunto lo studio del giudaismo, e fu talmente dedito allo studio che diventò rabbino, e fu un rabbino che scrisse anche molti libri. Soprattutto scrisse libri riguardante il ritorno che deve fare ogni ebreo al giudaismo, perché, come già detto, la maggior parte degli ebrei non perseguono il giudaismo e molti di questi sono atei. Non lo dimentichiamo questo. Bene, fu talmente famoso questo rabbino che l'altrettanto famosissimo pittore Rembrandt, in uno dei suoi dipinti, incluse appunto questo rabbino, che era sefardita e si trovava in Olanda, appunto perché era scappato dalla Inquisizione. Bene. Ricordiamo che, come vedete, si stanno formando, ok, tantissimi movimenti, quindi tantissimi movimenti si sono formati, ok. Allora, c'è stata una sorta di consolidazione tra il 1000 e il 1400 per quanto riguarda la crescita di forti sinagoghe, sia forti yeshivot, eccetera, eccetera, sia nel mondo tedesco che nel mondo appunto spagnolo e iberico, quindi Portogallo, eccetera, eccetera. A sua volta nel mondo tedesco si crea un flusso verso tutte le nazioni appunto che si trovano nelle immediate vicinanze. Nella penisola iberica nel 1492 appunto c'è un esodo incredibile, perché con la persecuzione, con l'inquisizione, devono scappare, cominciano a andare in, diciamo, in mezzo mondo, e insomma vanno in Grecia, vanno in Italia e vanno poi alla fine, arrivano pure qui in Olanda, e insomma si cominciano a creare nuove comunità sefardite laddove non c'era assolutamente, non si seguiva assolutamente la linea sefardita, perché la linea olandese era ed è completamente diversa. Bene. Vogliamo adesso invece, dopo aver visto un pochino quello che è il panorama, diciamo, dell'epoca, anche se in modo abbastanza pragmatico l'abbiamo fatto, vogliamo un attimo soffermarci adesso a quello che è un mondo molto importante nel giudaismo di oggigiorno, moderno, ed è appunto il mondo ortodosso. Eccolo qua, qui ci spostiamo, comunque così lo potete vedere. Allora, il mondo ortodosso, conservatori, Mazzorti, riformisti, ricostruzionisti. Attenzione, i conservatori, i riformisti, i ricostruzionisti non sono ortodossi, ma hanno a che vedere molto con questo mondo. Perché? Seguiteci e lo vedrete. Bene, cari amici, tanto per cominciare, il mondo ortodosso è un mondo molto, molto, molto complesso, molto articolato e molto difficile da capire. Vogliamo parlare un attimino del mondo cosiddetto riformato, i riformatori. Tutto questo che stiamo per dire si viene a concretizzare in un solo secolo, che è il 1800, molto importante. Agli inizi del 1800, in Germania, gli ebrei vivevano, come si dice a Roma, da Dio, stavano veramente bene, non avevano tutti i problemi che poi avranno dopo. In quel tempo, come dire, inizieranno a molti ebrei a, come dire, a svegliarsi, diciamo, da quello che era il loro stile tradizionale di vita, e cominceranno a interagire di più con il mondo gentile. E quindi cominceranno a perseguire un'educazione laica, cosa che prima non facevano. E ancora oggi molti ebrei ortodossi continuano a non fare. E quindi si cominciano a inserire e cominciano a sua volta a inserire i propri figli nelle scuole, appunto, che non erano ebree, anche nelle facoltà che non erano ebree, cominciano a prendere dottorati appunto da mondi che non facevano parte del proprio mondo. Quindi c'è questa apertura.
Ora, questa apertura diventa alla fine, ok? Comincia da 2, da 3, da 4, da 10 persone, poi da un gruppo, alla fine diventa talmente grande che si viene a concretizzare un vero e proprio movimento. Questo movimento verrà chiamato il movimento riformatore. Bene, è molto importante segnalare il fatto che questo movimento riformatore a un certo punto comincerà ad attecchire, ok? Andare, diciamo, a pescare, ok? Delle idee che non sono proprie. Quindi che sono aliene, già che siamo in un campo alieno, sono aliene alla propria tradizione, al proprio credo, alla propria dottrina, ai propri riti. E guardate un po' dove le andranno a pescare, esattamente dal mondo protestante, in particolare la Chiesa luterana. E qui stiamo parlando ci troviamo nel mondo Ashkenaz, ok? E questo è molto importante, perché adesso si viene a concretizzare qualcosa di molto importante. Ma andiamo avanti. Tra i vari cambiamenti che questi hanno fatto, ok, questi riformatori, appunto, tra i vari cambiamenti, non si vengono a concretizzare solo quelli di tipo, che ne so, superficiale, no, o banale, come ad esempio i posti misti, no? Nelle sinagoghe tradizionali, nel giudaismo, quelle ortodosse, eccetera, anche quelle sefardite, le donne siedono in un posto, gli uomini in un altro, e per esempio invece loro prendono questo e dicono no, tutti mischiati, benissimo. Quindi loro non fanno solamente una cosa del genere, che sarebbe stato banale, insomma, non ci sarebbe stato forse neanche niente di male, almeno per come la vediamo noi, ma insomma, il fatto è che loro si sono spinti talmente oltre che hanno cambiato la stessa dottrina e le stesse leggi. Ma di questo è meglio non parlarne in questo video. Bene, eccetera. Ora, loro hanno limitato la propria accettazione della legge solamente al campo etico e al campo morale. Questo movimento, appunto, dei riformatori, ok, non crede che la Torah venga direttamente da Dio. Cioè, noi abbiamo degli ebrei che dicono che la Torah non è divina, che la Torah non viene da Dio, che la Torah e tutta la Bibbia non sono altro che storie tramandate e che fanno parte di una cultura generale e di stili di vita. Quindi quando qualcuno vi dice, no, è che l'ha detto quell'ebreo lì, che la Torah non è divina, che Dio non c'è nella Bibbia, eccetera, 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 fate attenzione a quello che vi stanno dicendo, perché vi stanno prendendo in giro. Ancora oggi molti cristiani che sono stati influenzati e da questo pensiero e dalla massoneria stessa, perché si sono venduti, dicono la stessa cosa. Quindi, come già detto, essi affermano che la Torah non è altro che l'unione di tutte le idee e delle tradizioni che gli ebrei si portano appresso da ormai molti secoli. Bene, ora immaginate se un ufologo, ok, andasse a parlare con uno di questi ebrei, appunto, riformatori, che teatrino che uscirebbe fuori. Farebbero video, conferenze, manifestazioni, che cosa non farebbero? Bene, non c'è bisogno che andate a parlare con loro, ve le diciamo noi le cose, solo che noi vi diciamo tutto. Loro invece vi dicono quello che gli fa comodo. Bene. Ma non è tutto qui. Oltre a tutto questo che hanno fatto, cioè che hanno detto che la Torah non è divina, che Dio non c'è nella Bibbia, un po' come fanno molti cristiani oggi quando vanno nelle conferenze, che dicono no, ma Dio non c'è nella Bibbia. Sì, hanno le lauree, sono professori,
sono grandi linguisti, ma stanno dicendo la menzogna. Molto semplice. Quindi costoro, tra le tante menzogne che hanno detto, ok, questa grande apostasia che è entrata nel giudaismo, ok, hanno tolto tutto quello che è il discorso del peccato, ok, nei canti. Quindi, e questo è molto importante, perché gli ebrei hanno il libro dei canti, ricordate i salmi, nella Bibbia c'è il libro dei salmi, perché nel giudaismo avere un libro dei canti è importantissimo, e non solo dei canti, anche delle preghiere, ma di questo ne parleremo più avanti. E quindi hanno tolto tutto ciò che sono gli inni al peccato, cioè hanno tolto proprio il discorso del peccato. Tutto sommato quello che conta è, basta essere brava gente, essere etici, essere morali, basta, tutto il resto non conta niente, Dio non c'è, quindi se non c'è Dio non c'è neanche peccato, ma è chiaro, è normale, se togli Dio togli il peccato, se togli il Dio togli il concetto del bene e del male. Ecco perché noi non riusciamo a capire, non riusciamo a comprendere come fanno a dire gli ufologi che Dio sbaglia quando faceva determinate azioni nell'Antico Testamento, che poi proveremo che se veramente come stanno le cose, non riusciamo a capire come fanno a dire che sbaglia quando loro non riconoscono la Bibbia come divina, come fai tu a dire che una cosa è giusta o è sbagliata? Come fai tu a dire che Dio sbaglia? Con quale metro di misura misuri tu la morale o la giustizia o l'ingiustizia o l'immoralità di qualcuno? Se non hai la Bibbia non lo puoi fare. Non puoi dirmi l'ha detto quello, l'ha detto quell'altro o l'ha detto Kente. Perché? Lui ha detto una cosa e io ne dico un'altra. Come fai tu a dirmi che è sbagliato o che non è sbagliato? Non lo puoi fare. Bene. Che guaio, questo video si sta prolungando, come sempre. Va bene. Casomai se si fa troppo lungo vedetene un pezzo per volta. D'altronde i nostri video, come già detto, sono lunghi perché di cose ne abbiamo tanto, abbiamo molto da dire, e qui stiamo sempre nello stesso tema, non è che ci stiamo girando intorno. Va bene, andiamo avanti. Un'altra cosa che hanno rigettato, ovviamente, se rigetti il peccato, che ti rimane da rigettare? Il Messia. E infatti loro hanno rigettato il Messia personale e hanno adottato un Messia generico, cioè il Messia non è una persona che deve venire, ma il Messia è tutto il popolo di Israele. Pensate, cioè proprio sono andati proprio contro tutto. Non lo so, forse sarà caduto un meteorite e li avrà colpiti in testa, ma insomma questi sono gli ebrei, appunto, riformatori. Benissimo, andiamo avanti. Ok, che succede? A un certo punto, i loro fratelli, che vedono che è nato un vero e proprio movimento molto forte, molto radicato, diciamo, in questa posizione, ma adesso non vogliamo metterci molto o appuntare il dito o non appuntare il dito, perché tutto sommato vogliamo porre enfasi sul, diciamo, sul discorso generale. I loro fratelli vedono che erano tradizionalisti, credevano a, diciamo, alla Torah, a, diciamo, a tutto il Tanakh ebraico, alle tradizioni dei padri, eccetera, eccetera, eccetera. Vedendo tutto questo disastro che stava succedendo, a un certo punto nasce un uomo, cioè si solleva un uomo, un rabbino, chiamato Shemshon Raphael Hirsch. Che cosa succede? Questo uomo e tutti i suoi sostenitori e seguitori, che erano tutti tradizionalisti, in risposta a questo movimento, appunto chiamato riformatore, poi verrà chiamato riformatore perché volevano riformare, ok? Si sollevano, ok? E cominciano, diciamo, a puntare i piedi.
e a rimanere radicati in quello che dice la Torah e in quello che hanno sempre detto i Chachamim, soprattutto perché quello che regge il pensiero ebraico non sono i rabbini, sono i Chachamim, e quindi puntano i piedi. Che succede? Che gli ebrei riformatori, vedendo tutti questi tradizionalisti che si sollevano contro di loro e che li cominciano a riprendere, li chiamano ortodossi e dicono: ah, voi siete ortodossi. Siccome tutti questi si sono fortificati, sono diventati talmente tanti che a sua volta era nato un vero e proprio movimento in risposta al movimento riformatore, loro hanno detto: sì, siamo ortodossi. E da lì nasce il movimento ortodosso. 1800. Tutto questo è avvenuto in Germania, non nella penisola iberica. Tutto questo non è avvenuto nella penisola iberica, in Germania nel 1800. Quindi il mondo ortodosso nasce come risposta al mondo riformatore, al mondo riformato. Okay. Il mondo riformato prenderà molto piede non solo in alcune parti qua in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti di America, che viene chiamato liberale, soprattutto qui in Italia, in Europa viene chiamato liberale, negli Stati Uniti riformato, o riformista, o riformatore, insomma, come vogliate. Bene. Questi sono due movimenti molto importanti. Benissimo. Allora, ci fu un uomo chiamato Zaccaria Frankel, fu un rabbino, ci troviamo sempre lì in quell'epoca, 1800, ok? Questo rabbino nasce nel movimento riformatore, ma a sua volta questo rabbino dice: no, sapete che c'è? Che voi state sbagliando, perché siete andati totalmente dall'altra sfera, non dovete fare così. Però poi guardò gli ortodossi e disse: però voi però state totalmente dall'altra parte. E allora che cosa fa? Crea un movimento chiamato il movimento conservatore. Bene. Allora, il movimento conservatore, come già detto, si vuole porre a metà strada tra il movimento riformato e il movimento ortodosso. Quindi il movimento conservatore è più ortodosso del movimento riformato, ma è meno ortodosso del movimento ortodosso. Scusate il gioco di parole. È un movimento che si pone a metà strada tra i due movimenti e ha, un'altra visione, segue un'altra linea, ha altri riti, cambia la dottrina, ha una dottrina aliena a questi movimenti. Quindi, come vedete, noi stiamo cercando di camminare in modo dritto, di montare i puzzle uno alla volta, in maniera tale che l'ascoltatore possa trovare una certa delucidazione con relativa facilità. Ok, quindi se noi adesso andiamo a ritroso, ok, possiamo ricordare appunto i sefarditi, gli aschenazi, la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, poi l'Inquisizione, poi le grandi yeshivot tra il 1000 e il 1400, in quel tempo tra il 1000 e il 1400 dalla Germania vanno. C'è una sorta di esodo, tutti fanno riferimento appunto alla Germania, poi nel 1492 c'è l'Inquisizione e poi se ne vanno in Turchia, poi dalla Turchia alla Grecia, poi gli altri se ne vanno in Italia, ma prima ancora c'erano i Mizrahi che si trovavano in Libia, che si trovavano in Iraq, che si trovavano in Egitto, che si trovavano in Iraq, e quelli erano Mizrahi, ma venivano e vengono chiamati ancora
ebrei sefarditi, che a sua volta c'erano pure in Etiopia, che venivano chiamati ebrei sefarditi, ma che non sono ebrei sefarditi. Poi ci sono quelli dell'Olanda, e eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, poi a sua volta arriviamo al 1800, ci troviamo nella Germania, ci sono gli Ashkenaziti, ed è lì, nel 1800, che nasce il movimento ortodosso, come abbiamo appena visto. Il movimento ortodosso nasce perché c'era appunto il movimento riformato, eccolo qua, e quindi a sua volta da questi due movimenti nasce un terzo movimento chiamato il movimento conservatore, tramite appunto Zaccaria Frankel. Noi vi stiamo dando tutti quanti i nomi e le date perché voi così avete tutti gli strumenti per andare a fare le ricerche e vedere se quello che noi vi stiamo dicendo è frutto della nostra immaginazione, ovvero è qualcosa di documentato e che si può tranquillamente riscontrare con i libri di storia. Bene, questo è molto importante. Benissimo. Ovviamente questi movimenti, soprattutto il conservatore, prende molta forza negli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti di America, per molti versi, dal giudaismo ebreo, che si trova appunto nella terra di Canaan, che non si chiama Palestina, si chiama Eretz Israel, terra di Canaan, o Israele, la maggior parte di loro non sono un granché visti bene, non tutti, ci sono anche tanti rabbini bravi visti bene, ne conosco diversi che sono veramente in gamba, di questo ne parleremo forse dopo, faremo dei piccoli accenni, benissimo. E quindi, insomma, si viene a concretizzare questa situazione. Noi non stiamo troppo a guardare qua, questo più che altro l'abbiamo messo per voi, così voi potete leggere, no? Che ne so, io qui ho scritto, nota bene, il rabbino Shemshon Raphael Hirsch. Ah, ecco, vedi, questo non l'avevo detto, vedi? Il rabbino, questo è importante, allora, il rabbino ortodosso, che diciamo puntò i piedi, fu Shemshon Raphael Hirsch, mentre invece il rabbino conservatore fu Zaccaria Frankel. Nota bene, il rabbino Shemshon, che fa parte del movimento ortodosso, sfidò il rabbino Frankel. Perché? Perché avevano dottrine completamente diverse. E che dire, quindi, quando qualcuno vi dice no, l'ha detto quel rabbino, o l'ha detto quel rabbino professore di quella facoltà, di quella università, di quella yeshivotte, famoso a livello mondiale, questo non è in automatico indice di canonicità. Perché il giudaismo è entrato in apostasia subito dopo con l'avvento del Cristo, già erano in apostasia, vi ricordate, no? I documenti storici, perché tali sono, i Vangeli sono documenti storici, che poi tu non lo voglia riconoscere, guarda, è stato comprovato e comprovato da tutti, che la Bibbia, pur non essendo un libro di storia, è un documento storico affidabilissimo, tanto è vero che, ne so, se tu vai in qualsiasi facoltà dove si studia la storia di quei tempi, dove si studia l'archeologia, ok, te lo mettono proprio nelle materie di studio, ti mettono la Bibbia. Se io ci fu un periodo che da ragazzo che volevo andare a una facoltà di storia qui a Roma, mo non mi ricordo esattamente chi era, e nelle materie, ok, c'era studiare la Bibbia, ecco. Capirai, io già all'epoca ho fatto vai lì, praticamente non dovevo studiare perché già da ragazzo, insomma, già l'avevo io da bambino che trattiamo i sacri testi, quindi stavo tranquillissimo là.
per dire, no, questo, che praticamente c'è sempre da imparare, non finiamo mai, non stiamo dicendo questo. La Bibbia è un libro che inizi a studiarla a tot età, dopo 50 anni ancora stai che c'hai tutto un mondo, un universo davanti. Benissimo, quindi è un libro affidabilissimo, soprattutto in archeologia. La Bibbia viene in modo categorico e fondamentale presa in considerazione. Bene. Tranne che dagli ufologi, ma noi abbiamo dimostrato nei primi due video che l'ufologia come fondamento ha l'esoterismo, il satanismo, la massoneria, tutte queste cose le abbiamo dimostrato. Quindi, come vedete, qui ci sono diversi movimenti che si vengono a concretizzare e questi movimenti sono opposti l'uno dall'altro, hanno dottrine diverse, hanno riti diversi, molti di questi hanno detto non c'è Dio, non c'è questo, non c'è quest'altro, la Bibbia non è un libro divino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando qualcuno, ritorniamo a ripetere, a noi piace ripetere molto, vi viene con la solita storia, lo hanno detto gli ebrei, digli senti, invece di raccontarmi frottole, prendi i tuoi lavori, fagli approvare da una comunità internazionale di esperti, ok? E poi vediamo se te la provano. Ecco, non andare a cercare giustificazioni dagli ebrei o da chi che sia per far approvare le tue sciocchezze riguardo il Dio alieno nella Bibbia. Fai ridere i polli, diciamo a Roma. Movimento ricostruzionista. Rabbino Mordechai Kaplan. Originalmente questo era un rabbino, era ortodosso, e successivamente andrà a creare un nuovo movimento chiamato ricostruzionista. Fra le tante cose, questo movimento asserisce che il giudaismo, aspettate, qui c'è un errore, che il giudaismo attuale non è altro che una parte della cultura greca e quindi è pagano, e quindi essi non sono d'accordo con il racconto biblico sulla creazione in sette giorni, perché questa è pagana. Quindi il rabbinato, che a sua volta ricordiamo che questi hanno scuole, università, rabbini, professori, eccetera, eccetera, il rabbinato ricostruzionista dice che quello che è scritto nella Genesi non è vero niente, e che addirittura è pagano. Quindi quando qualcuno vi dice, ma vedete, il rabbino americano, perché tutto questo soprattutto ha preso molto piede, oltre che in Europa, soprattutto in America, quindi è chiaro che poi loro vanno a cercare soprattutto i rabbini americani. Fateci caso i discorsi che fanno questi ufologi, loro puntano molto sui rabbini americani, comunque non solo, l'apostasia non c'è solo là. Ora, come il cristianesimo è entrato in apostasia, anche il giudaismo è entrato in apostasia. Conoscete tutti il significato di apostasia, vero? Soprattutto i nostri amici ufologi che parlano ebraico, antico, parlano greco, sono teologi, sono esperti in esegesi biblica, in ermeneutica biblica, in storia del cristianesimo. Immagino che, voglio dire, persone come voi, tutte queste cose, voglio dire, il minimo. Non credo che vi dobbiamo spiegare quello che significa apostatare, vero? Benissimo, siamo un po' ironici. Allora, che ore abbiamo fatto? Quanto c'è rimasto? Abbiamo quasi finito. Sì, abbiamo quasi finito, però dopo questo io vorrei dire delle cose che non vi ho scritte qua, che sono importanti. Va bene, allora, Ashkenazi. Il mondo ortodosso, conosciuto come il mondo Ashkenazi, perché il mondo ortodosso, cioè, è il mondo Ashkenazi, che non è il mondo sefardita, okay. Questo è molto importante, tutto questo è successo nel mondo Ashkenazi, che a sua volta ci sono altri mondi,
come abbiamo già visto, ok? Ma adesso non vogliamo ritornarci su. Allora, il mondo ortodosso, il mondo Ashkenazi, è formato da molti mondi a sua volta. Oltre tutto questo che abbiamo detto, ok? Nel mondo ortodosso, noi abbiamo detto, ci sono stati, allora, i conservatori, gli ortodossi e i riformatori. Questi sono tre grandi movimenti, ma dentro il mondo ortodosso a sua volta ci sono una infinità di movimenti, che non sono solo questi che vi abbiamo messo qua, questi sono alcuni. Abbiamo il movimento ortodosso, che è il movimento classico. Oltre a questo abbiamo il movimento Haredi, che si conosce altresì come il movimento ultraortodosso, che a sua volta c'è una piccola minoranza di questo movimento Haredi che si discosta, che qui non ce l'abbiamo messo perché sto video dura 55 ore, ok? Il movimento ultraortodosso a sua volta ha delle componenti che non la pensano come loro. Bene. Questo movimento è composto da altri movimenti, tra cui abbiamo due movimenti importanti, la Yeshiva di Lituania e il mondo hassidico. Bene. Il mondo hassidico nasce, diciamo, intorno al 1700 da Baal Shem Tov. Attenzione a questo nome Baal Shem Tov. Non stiamo parlando di Baal Shem Tov. Baal significa signore. Allora, Baal Shem Tov, c'è anche il famoso Vangelo di Matteo scritto da Baal Shem Tov per screditare il vero Vangelo di Matteo, ok? Che fu scritto da, appunto, sto qua, che si chiamava Baal Shem Tov, lo scrisse in ebraico, appunto, ma è completamente falso, è stato fatto a prezzi proprio dalla comunità scientifica internazionale di esperti. E che ogni tanto qualche cristiano antitrinitario o magari qualche ufologo, ok, che sono ignoranti o che stanno in malafede, ok, lo presentano, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, ma questa adesso è un'altra storia. No, qui stiamo parlando di un altro Baal Shem Tov. Siamo nel 1700, fonda il movimento hassidico, introduce in questo movimento la Kabbalah, che non è altro che misticismo e esoterismo. La Kabbalah, okay. Che a sua volta però la Kabbalah mi sembra che è roba sefardita, mi sembra, però in questo correggetemi se ho sbagliato, ok? Può darsi che probabilmente questo video sarà visto da qualche o da diversi ebrei. Intanto vi salutiamo, vi diamo la più grande benedizione, che Hashem vi benedica. E stiamo raccontando un po' di storia, sapete, stiamo dimostrando come questo Dio alieno nella Bibbia in verità non esiste. E quindi stiamo raccontando un po' di vostra storia, così come il mondo del cristianesimo è molto rocambolesco e anche noi abbiamo le nostre divisioni, formazioni, e c'è sta grande confusione che dicono che noi evangelici siamo protestanti, invece non hanno capito niente, eccetera, eccetera, eccetera. Di questo ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il cristianesimo in altri video, e in questo video stiamo un pochino parlando, appunto, della composizione del giudaismo. Quindi, cari amici ebrei, che Dio vi benedica. Quindi mi sembra che la Kabbalah, mi pare che dovrebbe essere roba sefardita, mi sembra. Se ho sbagliato, mandatemi una mail con competenza, dimmi chi sei e dimmi no, non è così, per questo è questo. Però mi sembra che sia roba sefardita, ma ad ogni modo de dov'è è? Quindi diciamo il fondò sto movimento hassidico e introdusse appunto la Kabbalah, la introdusse in questo movimento. A sua volta questo movimento hassidico verrà diviso in altri movimenti, quindi noi vediamo che insomma comincia a succedere un po' di tutto nel giudaismo, cioè non è che il misticismo, l'esoterismo
è entrato solamente in movimenti cristiani, tra cui sappiamo che il cattolicesimo anche ha adottato cose del genere, insomma nel cristianesimo anche sono successe cose del genere. E quindi dobbiamo sempre andare a vedere quel movimento puro da quello non è puro. Ecco perché poi alla fine quello che conta è il fondamento. E il fondamento non sono i movimenti religiosi, ma è quello che dice il testo, la parola di Dio, nero su bianco. Ecco perché noi evangelici non abbiamo secondi libri, non abbiamo il Talmud, non abbiamo, che ne so, gli ebrei, i cattolici, c'hanno lì, mo non mi viene il nome, il catechismo, i testimoni di Genova c'hanno i, come dire, i libri del loro fondatore Russell, i mormoni c'hanno il libro di Mormon e così via. No, noi evangelici siamo in verità l'unico movimento cristiano che non ha nessun libro tranne che la Bibbia, che a sua volta anche noi, a cominciare dal, diciamo, dagli anni 80, abbiamo ricevuto una forte infiltrazione e ci siamo anche lì contaminati. E quindi gli evangelici siamo sostanzialmente divisi in due gruppi, quelli di sana dottrina e quelli di falsa dottrina. Quindi quando si dice appunto cristiano, quando si dice giudeo, quando si dice ebraismo, cerchiamo un attimino di capire quello che ci stanno dicendo e quello che noi stiamo dicendo. È importante avere competenza. C'è molta gente incompetente. Allora, qui c'è un errore, ho scritto male. Vabbè, Misnagdim o Misnagim. Vabbè, qui. Misnagim. Misnagim. Vediamo più o meno. Vabbè, non è proprio così che si scrive. Allora, nasce un altro movimento hassidico che si chiama i Misnagim, che significa oppositori. È un movimento hassidico. Poi nasce un altro ancora movimento, appunto, da Ravi Dovbe, non so come si pronuncia, abbiate pazienza, che questo qui era l'allievo più, diciamo, più eloquente, il numero uno appunto di Baal Shem Tov, e questo qui, diciamo, fonda un nuovo movimento. A sua volta, in mezzo ai movimenti chassidici abbiamo una infinità di altri movimenti. Eccoli qua, qui ce n'è uno, il Chabal, Satmar, Bovob, Papa, Brezhlov, che sono tutti paesini questi, questi sono paesini. Carliner, Ger, Krausenberg, Leftaor, e questi sono alcuni, ma ce ne sono di questi a decine. Solo Dio sa quanti, noi non abbiamo la più pallida idea di quanti possano essere. Ecco, qui dovreste chiedere a qualche rabbino esperto. Ecco, questi sono alcuni, che sono questi qui, sono tutti paesini, ok? Che si trovano appunto in Germania e in tutte quelle nazioni lì dove si andranno a sviluppare appunto questi movimenti, che divergono gli uni dagli altri in riti, in abitudini, in tradizioni, in dottrina. E questi movimenti, se tu vai in Israele oggigiorno, molte volte sono talmente tanto in collisione tra di loro che deve venire la polizia per separarli. Perché litigano, così come litigano pure i cristiani. Non so se avete visto le botte che si sono date lì al Santo Sepolcro, che hanno fatto ride pure. Cioè, qui non è che si vuole parlare contro qualcuno, si sta facendo storia. Ecco, così come nel Santo Sepolcro i cosiddetti cristiani, vi ricordate che l'hanno fatto vedere pure a Striscia la Notizia, che ci hanno scherzato sopra, anche se lì c'è poco da scherzare, però insomma
hanno fatto una sorta di teatrino che si sono presi, insomma, hanno fatto cose che, voglio dire, nella Bibbia questo non c'è. Sono andati contro la Bibbia. Cioè, se la gente poi non mette in pratica ciò che è scritto, non è colpa di Dio, facciamoci a capire. Dio ti dà la libertà di scegliere. Bene. Benissimo. Vogliamo finire qua, per quanto riguarda questa descrizione. E andiamo alla conclusione. La conclusione la svolgeremo in tre modi. Una, con questo modo qua, Sidur. Okay. Cos'è il Sidur? Sidur è il libro, o Sidurim, i libri delle preghiere. Ognuno ha i suoi libri. Cioè, ci sono i libri Ashkenazi, i libri Sefarditi, i libri dei Romani, i Sidurim olandesi, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il Sidur Ashkenazi, c'è un Sidur che si chiama Sidur Ashkenazi, ce n'è un altro che si chiama Sidur Sfard, che non è sefardita. Attenzione, si chiama Sfard, ma non è sefardita. C'è un altro Sidur, sempre nel mondo Ashkenazi, che si chiama Hartford. Tutti questi sono Nusachot. Poi c'è il Sidur romano, c'è il Sidur greco, poi c'è il Sidur sefardita spagnolo-portoghese, poi c'è il Sidur sefardita Mizrahi, poi c'è un Sidur che è il Sidur Rambam, che è stato adottato di sana pianta dalla comunità yemenita. E poi ci sono diversi altri Sidurim. Oggigiorno alcuni hanno preso questi Sidur e hanno fatto una sorta di compendio, che vengono accettati da quasi tutti, ma non da tutti. Tra cui abbiamo i movimenti conservatori e riformisti, che hanno i propri Sidurim. A sua volta bisogna vedere come agiscono, per esempio, i Caraiti. Su questo non lo so come si comportano, perché fino a un po' di tempo fa i Caraiti erano veramente tanti, oggi sono rimasti pochi. Benissimo. Gli ebrei conoscono le menzogne che si dicono sugli alieni, ma non si oppongono in modo categorico, non si mettono a fare video, a tutto quanto per smascherare il tutto. Bene. Perché? Mi ero scritto questo per dare la risposta. In questo momento ci ho ripensato, non ve la do più. Dice perché? Perché no? Qualcuno mi ha scritto che è rimasto male, che certe cose non le ho dette. Mi dispiace. Mi dispiace fino all'osso, ma piangere non posso. C'è un detto nel giudaismo, eccolo qua, me lo sono anche scritto: chi sa non parla e chi parla non sa. Bene, allora cari amici in ascolto, allora intanto vogliamo fare questo, dove ce l'ho? Allora vogliamo intanto chiudere la registrazione. Abbiamo chiuso la registrazione. Sì. Ok. Bene, cari amici. Allora, abbiamo chiuso la registrazione. Torniamo all'immagine normale. E che facciamo? Vogliamo chiudere qui il video? Sarebbe da chiudere qui il video, perché già è molto tempo che parliamo, ma io non lo vorrei chiudere prima di dire determinate cose. Allora, intanto il mondo ufologico va dicendo, tra le tante barbarità, che il Gesù storico non c'è, quando gli stessi ebrei riconoscono il Gesù storico, quando gli stessi musulmani riconoscono il Gesù storico, quando lo stesso Corano porta il Gesù storico. Cioè, andare a fare leva sulla storia per dimostrare che Gesù non, in verità non è mai esistito, è come quel
quei pochi che addirittura hanno fatto dei video, e poi magari li hanno pure tolti, dove dicevano, dove dicono che la Terra è piatta, solo perché la Bibbia ha detto il contrario, pur di dare addosso alla parola di Dio, sono disposti anche a farsi prendere in giro. Pensate, ci sono stati degli ufologi che hanno fatto dei video dove hanno detto questo, qui in Italia, dove hanno detto che la Terra è piatta, quando basta guardare la Luna per rendersi conto che non può essere. Dopo l'hanno tolti, pur di dare addosso alla parola di Dio. Incredibile. Fammi capire. Allora, nel giudaismo, vi voglio dare un po' di Talmud, poco. Nel giudaismo è successo, ci sono stati, come abbiamo visto, molti cambiamenti e sono stati cambiamenti epocali. E questo solamente dal mille, diciamo ai nostri giorni, ok? Abbiamo visto che ci sono stati dei cambiamenti epocali in mille anni. Figuriamoci i mille anni precedenti, che vanno dal 100 d.C. o dal 70 d.C., forse è meglio dire, all'anno 1000, figuriamoci quello che è successo. Ovvero, noi sappiamo che a un certo punto il Messia profetizzato, ok, soprattutto fu profetizzato in 330 profezie, una di queste fu datata e fu la profezia delle 70 settimane di Daniele, che quando finiremo tutta questa serie di video dedicati al mondo dell'ufologia, appunto provvederemo col fare un video sulle 70 settimane di Daniele, però inerente l'ultima settimana. E vabbè, eccetera, lì viene calcolata l'età precisa, il tempo preciso, la data precisa, l'anno, il giorno, il mese dell'avvento del Cristo. Quindi da quel momento cominciarono a passare quegli anni e giunta quella data il Messia è venuto. Ora noi sappiamo che Gesù, essendo il Messia, essendo Dio, Gesù è anche la parola. Ora che succede? Che noi abbiamo visto, ok, nella storia, nei Vangeli, eccetera, che gli ebrei e i gentili hanno e abbiamo ucciso il Messia. In primis lo hanno ucciso gli ebrei e in secondo lo abbiamo ucciso noi gentili. Noi perché? Perché Pilato, che rappresenta il mondo gentile, ok, il mondo cosiddetto pagano, ed è vero, ok, ha detto io mi lavo le mani. È come se tu vai da un giudice a chiedere giustizia e quello ti dice io mi lavo le mani, cioè potendo fare io che devo fare giustizia e non faccio giustizia, automaticamente sono un criminale. Ecco. Anzi, Pilato ebbe a dire io non trovo niente in costui, anzi io vi dico che è un giusto. Ah, tu dici che è un giusto e poi lo fai crocifiggere? Cioè non solo ti lavi le mani, ma dici pure che è un giusto e dopo aver detto che è un giusto lo fai crocifiggere, bella roba. Ma in primis lo hanno ucciso gli ebrei. Questo non si dice perché non si vuole offendere, ma qui non si tratta di offendere, qui si tratta di un fatto reale. Qui nessuno è migliore o nessuno è peggiore, siamo tutti peccatori, ebrei e gentili, e siamo tutti degni dell'inferno, ma possiamo scampare alle pene eterne credendo nel Figlio di Dio. Ok, ecco. Quindi mi raccomando, cioè qui non si tratta di prendersela male, ecco. Perché il primo peccatore sono io che parlo. E io sono degno dell'inferno se non mi ravvedo e accetto il sacrificio di Cristo sulla croce, ma accettando il sacrificio di Cristo sulla croce, automaticamente lui mi offre, ok, la grazia e il perdono dei peccati mediante questa fede. Bene. Ora, gli ebrei hanno ucciso appunto il loro Cristo, perché loro l'hanno detto chiaramente, noi non possiamo ucciderlo perché si trovavano sotto i romani, perché non gli era permesso, perché la legge romana non permetteva a nessuno di menare qualcuno a morte se non era prima giudicato da loro, eccetera. Tant'è che loro ebbero a dire, noi non c'è lecito di menare a morte nessuno, quindi ve lo diamo a noi. E poi gridarono a Ponzio Pilato, sia crocifisso. Poi gli fecero un processo. Il processo non fu fatto nel Sinedrio, prima cosa.
Non, c'erano due sommi sacerdoti, non ci dovevano essere due sacerdoti per legge. Guardate come era caduto in apostasia il popolo ebraico. C'erano due sommi sacerdoti. La legge proibisce questo, prima cosa. Seconda cosa, fu giudicato da un sommo sacerdote e non da tutte e due. Secondo punto. Terzo punto, non fu giudicato dal Sinedrio. Terzo punto. Quarto punto, non fu giudicato né, non solo non fu giudicato dal Sinedrio, ma non fu neanche giudicato nel Sinedrio. Quarto, quinto punto, quello che è. Fu giudicato nella casa privata di uno dei due sommi sacerdoti. Quinto, sesto punto, quello che è. Fu giudicato di notte, al buio, quando i tribunali di notte sono chiusi e quando tutto il resto del Sanedrin dormiva. Dobbiamo continuare. Vogliamo parlare di giustizia? Qualcuno ha detto che questo processo, che non fu un processo, l'abbiamo visto, se questo me lo chiami processo, fu il processo più ingiusto di tutta la storia che mai si sia concretizzato sul pianeta Terra. Incredibile. Bene. E poi alla fine, dopo tutta questa carnevalata, perché questo è stato, non lo potevano uccidere e lo hanno portato da Ponzio Pilato. Ponzio Pilato l'ha esaminato alla luce del giorno davanti a tutto il popolo e ha detto: ma questo è innocente, ma chi mi avete portato? Ah, sia crocifisso, sia crocifisso, ma vi dico che è innocente, sia crocifisso, sia crocifisso. Alla fine fa: vabbè, lo crocifiggo, ma sappiate che è innocente, e lo crocifissi, vabbè. Ma di questo ne abbiamo già parlato. E fu crocifisso. Quindi fu ucciso adesso da gentili e dagli ebrei, ma adesso stiamo parlando appunto del mondo ebraico. Ripeto, nessuno è migliore dell'altro, semplicemente stiamo dando, come dire, un po' di storia. Quindi, tant'è vero che gli ebrei, poi alla fine la Chiesa cadrà in apostasia, infatti anche i nostri teologi stanno dicendo che nella Bibbia non c'è Dio, vabbè. La Chiesa cadrà in apostasia e Israele sarà rialzato e riprenderà il candelabro che è lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Israele sarà rialzato perché Dio ama Israele e dopo 2000 anni lo ha riportato nella propria terra. Quindi prendiamola tutta la parola di Dio. Cioè qui non si tratta di dare addosso a qualcuno o a qualcun altro. Si sta insegnando teologia. Scusate, esegesi biblica, la teologia è un'altra cosa. Tra l'altro questi pseudo ufologi fanno anche questi errori, che confondono l'esegesi biblica, l'ermeneutica con la teologia, sono cose diverse. Imparate i termini, se volete fare i professorini, di quello che non è materia vostra. Ma andiamo avanti. Quindi, che cosa succede? Che gli ebrei hanno preso il loro Messia e lo hanno ucciso. Ora io ti porto a ragionare con la tua propria mente, appunto tu che ti vuoi definire un libero pensatore, ragiona con la tua mente. Gesù Cristo che cos'è? Dice il Figlio di Dio. E poi è la parola di Dio. A parte che è scritto, ma Gesù ha portato cosa? La parola del Padre, la parola di Dio. Loro a chi hanno ucciso? A Gesù. Quindi alla parola di Dio. Se hanno ucciso alla parola di Dio, domanda, che cosa devono fare dopo aver ucciso Gesù e la parola di Dio? Hanno bisogno di un'altra parola, perché quella parola è morta. E allora facciamo una nuova parola. L'hanno fatta? Sì. Come si chiama? Talmud. Che cos'è il Talmud? Dipende a chi lo chiedi. Se lo chiedi a un ebreo ti dirà il Talmud è il pensiero degli antichi che ci siamo sempre tramandati, che non è mai cambiato e che è fondato sulla Torah. Però poi andiamo a vedere nel Talmud che ci sono cose molto strane che non è che combaciano tanto con quello che dice la Torah. E allora vediamo, perché non vogliamo demonizzare tutto il Talmud, che nel Talmud ci sono cose molto buone, amen, e ci sono cose che addirittura sono sataniche. Una su tutte, c'è un passo del Talmud che dice che quello che si dice nel Talmud e quello che dicono i rabbini vale di più di quello che dice la Torah. Non va bene, non va bene per niente.
No, ma è scritto nella Torah che dobbiamo ascoltare i nostri rabbini. Sì, è scritto nella Torah che dobbiamo ascoltare chi porta la parola di Dio, che dobbiamo ascoltare i pastori, che dobbiamo ascoltare andate per tutto il mondo e predicate, chi avrà creduto sarà salvato. Sì, ma dobbiamo ascoltare quelli che predicano quello che è scritto nella Torah e in tutta la Bibbia senza aggiungere e senza togliere, non chi modifica. No, però ci costruiscono un castello. Quindi noi vediamo che col Talmud, ok, si viene a formare una nuova parola, perché la parola di prima, quella vera, che era Cristo, l'hanno uccisa. E quindi hanno creato una nuova parola. In questa nuova parola, che è il Talmud, cosa ci hanno messo? Che il peccato originale non esiste. Certo, perché se loro avessero lasciato il peccato originale, il peccato originale convalida l'opera espiatrice del Cristo, perché il Cristo è morto ed è risorto proprio per darci vita eterna, in virtù del fatto che noi siamo dei peccatori. Mentre invece se tu togli il peccato originale, automaticamente distruggi e abbatti l'opera del Cristo e il Nuovo Testamento. Molto semplice, non è difficile da capire. Ecco perché molti cristiani oggi hanno apostatato, hanno rifiutato la, diciamo, la fede, ok? Molti cristiani che non sono evangelici, troppe cose non vi dicono. Quindi noi vediamo che il mondo ebraico, il mondo giudaico, da una parte ci porta gli oracoli di Dio, come è scritto nel Nuovo Testamento che loro sono i depositari degli oracoli di Dio, ma dall'altra parte è altresì scritto nel Nuovo Testamento che c'hanno un velo, che è il velo di Mosè, che molto presto questo velo però sarà tolto e loro si convertiranno, perché sono un tesoro prezioso a Dio. Dio li ama, Dio ama tanto il popolo ebreo, già detto, tant'è che li riportò dopo 2000 anni, e questo è stato profetizzato. Proprio 2000 anni, questo 2000 anni è stato profetizzato, ma non vi sto a dare dove è stato profetizzato. In Osea, ma non vi voglio dire dove, perché non vi voglio l'abbiamo già trattato in altre profezie, potete guardarle. In altri video potete guardarli. Quindi noi, quando qualcuno vi dice in sostanza che nella Bibbia ci sono gli UFO, e che nella Bibbia non c'è peccato originale, o che nella Bibbia non c'è creazione, o che nella Bibbia non c'è quest'altro, o che Yahweh è un alieno, o che nella Bibbia c'è che dicono il DNA, tutte queste sciocchezze qui degli UFO, eccetera, eccetera, perché l'ha detto un rabbino che magari sta pure negli Stati Uniti, vi stanno prendendo in giro, vi stanno dicendo una marea di frottole. Aprite gli occhi, non credete. Forse il prossimo video che faremo durerà 5 minuti. Vi mostreremo in quel video la correlazione che esiste tra il mondo ufologico e la massoneria. 5 minuti di video. Che ne pensate? Studiate, cari amici, studiate seriamente e non studiate con gente che come trasfondo c'ha l'esoterismo, la massoneria, il satanismo. Studiate con gente seria che vi racconti la verità e che ci tiene, che voi possiate scamparvi l'anima e non passare il resto dei vostri giorni nell'inferno, una parte e poi l'ultima parte che non avrà mai più fine nello stagno di fuoco che sarà peggio dell'inferno ancora. Bene, cari amici, ci abbiamo messo tanto tempo. E questo video è finito, grazie per averci seguito fino qui, che Dio vi benedica, con voi appunto è stato Alessio Evangelisti e ci vediamo nel prossimo video, sempre se Dio vorrà. La pace del Signore sia con voi. Shalom.